quelle manifestazioni degli operai degenerassero in rivolta. Quando il clima dello scontro diventava incandescente, Pisio Sale non si tirava indietro nel cercare soluzioni di compromesso tra i rappresentanti dei lavoratori e quelli padronali. Le sue intermediazioni erano sempre efficaci e per questo, nonostante fosse democristiano, godeva della stima quasi unanime delle componenti sindacali cittadine. Le sue cariche istituzionali. Venne eletto per la prima volta nel Consiglio Comunale di Scordia il 25 maggio 1952 e nominato assessore dal 10 giugno 1952 al 26 aprile 1953. Venne rieletto consigliere comunale il 27 maggio 1956 e ancora nominato assessore con incarico di vice sindaco il 12 giugno 1956. Il 9 luglio 1958 venne eletto sindaco di Scordia e ricoprì la carica di primo cittadino fino al 18 ottobre 1959, quando, a causa dell'avvento del milazzismo, preferì dimettersi piuttosto che danneggiare gli interessi della città. Volle rimanere semplice consigliere fino al 1960. In quell'anno si svolsero 9 elezioni comunali, alle quali partecipò ottenendo il maggior numero di suffragi. Fu perciò consigliere comunale fino al 1964. Durante tutto il periodo del suo impegno nella DC, frequentò vari corsi di formazione politica organizzati dal partito a Roma, dove conobbe personaggi come Scelba, Andreotti, Scalfaro, Forlani, Fanfani, il medico Gemelli, Gullotta, Magrì e tanti altri esponenti di rilievo della politica nazionale e regionale, con i quali intratteneva rapporti di collaborazione politica. Amava circondarsi di giovani che aiutava a istruirsi, formarsi e ad impegnarsi responsabilmente. La sua azione sociale non si limitava alla sola politica attiva. Fu infatti eletto per 2 volte, all'unanimità, presidente della locale Società degli Onesti Operai, fondata nel 1862. Nel frattempo, a febbraio del 1962, era morto Don Popò. E soprattutto con l'avvento delle nuove correnti all'interno della Democrazia Cristiana, altri equilibri si andavano instaurando all'interno del partito, che cominciava a manifestare nuove logiche di potere, in cui Rocco Pisio Sale non si riconosceva pienamente. Cominciò così il suo progressivo abbandono della politica attiva. Da quel momento dedicò tutte le sue energie all'Associazione Nazionale dei Combattenti e Reduci, della quale era stato socio fin dal 1945 al rientro dalla guerra. Nel corso del 1964 era stato già eletto presidente della locale sezione di Scordia e, grazie al suo instancabile impegno e alla sua determinazione, raddoppiò il numero dei soci, riorganizzò la sezione e fece costruire 2 cappelle cimiteriali, in una delle quali riposano i resti di alcuni caduti per la patria. Riuscì a fondare l'associazione Cappella dei Combattenti, ne elaborò lo statuto e la fece divenire una delle più attive associazioni della città. I soci, per ringraziarlo, lo vollero eleggere all'unanimità presidente onorario. Dal 1965 fu eletto consigliere provinciale dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci di Catania e ne divenne vicepresidente vicario. Il 1995 lo vide divenire presidente della Federazione Provinciale e, grazie alle ormai riconosciute qualità e capacità organizzative e gestionali, venne chiamato alla funzione di consigliere nazionale e primo collaboratore del presidente nazionale, onorevole Gustavo De Meo, il quale gli affida la presidenza del Comitato Regionale per la Sicilia, carica che manterrà fino alla morte. Sono impegni gravosi per la sua età, ma che egli assolve con lo stesso entusiasmo e trasparente efficacia delle sue iniziative giovanili. Spende gli ultimi anni della sua vita e le ultime forze rimastegli incontrando giovani studenti e partecipando a tutte le manifestazioni in memoria dei caduti di guerra, esaltando il senso di appartenenza alla patria e mettendo sempre in guardia le nuove generazioni dal rischio di nuovi conflitti. Il 2 giugno 1971 l'allora Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat, con decreto dell'elenco nazionale numero 107299, lo nomina Cavaliere al Merito della Repubblica. Successivamente, con decreto Roma 2 giugno 97, viene iscritto nell'elenco nazionale ufficiali e nominato Cavaliere Ufficiale.
Infine, il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, in data 27 dicembre 2004, gli conferisce il titolo di Commendatore al Merito della Repubblica Italiana. Nella lapide in ceramica che fece erigere all'ingresso del sacrario della Cappella dei Combattenti di Scordia, volle lasciare ai posteri un monito: amatevi, non combattetevi. Il suo largo, contagioso, generoso sorriso non sarà facilmente dimenticato da chiunque lo abbia conosciuto. Il frutto del suo appassionato impegno rimane patrimonio indelebile per la cittadina di Scordia. Alla sua morte, avvenuta il 6 gennaio 2007, si presentò una donna anziana, minuta, che in passato, in un momento di estremo e disperato bisogno, aveva ricevuto da lui aiuto e sostegno. La donna, inginocchiatasi ai suoi piedi, disse ai familiari presenti: quest'uomo ha salvato la vita mia e della mia famiglia. È stato il migliore riconoscimento a compendio dell'intensa vita di Giuseppe Rocco Pisasale. E io vorrei rubarvi un solo minuto della vostra incredibile presenza per raccontarvi, per dirvi che quella che abbiamo appena ascoltato è la storia di un uomo dalle impeccabili doti politiche e diplomatiche che ha dedicato la propria vita all'impegno sociale. Ma io vorrei anche parlarvi del nonno che è stato Rocco Pisasale, il nonno Rocco, affinché il suo ricordo non sia solo legato alla sua attività nel sociale e nel pubblico, ma anche a quella più intima, familiare. E da nipote vorrei raccontarvi degli episodi della sua vita che mi sono stati raccontati da mia madre Anna Maria. Un giorno, ad esempio, il nonno aveva prelevato lo stipendio e l'aveva messo nella tasca della giacca appesa in ufficio. Chiamato per una consulenza, si dovette allontanare e, tornato a casa, non trovò più lo stipendio. Gli era stato derubato. E mia nonna, quando gli chiese dove fossero finiti i soldi, il nonno rispose: Agata, vuol dire che questo ladro non ha più bisogno di noi. Non preoccuparti, il Signore provvederà, non ci è mai mancato nulla. Ogni azione, gesto, parola di mio nonno è sempre stata permeata dalla sua immensa statura morale. E l'esempio più commovente lo ha dato alla morte del suo figlio primogenito, mio zio Franco, morto in un incidente stradale che doveva ancora compiere 36 anni. Mio nonno invitò i suoi figli a scrivere una lettera di perdono al ragazzo che aveva provocato l'incidente e la morte del figlio. E al funerale mio nonno non pianse, ma quanti gli fecero le condoglianze rispose citando le parole di Giobbe: il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. I primissimi ricordi che ho del nonno sono legati al mese di novembre, che per me ha sempre profumato di torrone alle mandorle, dei ribersaglieri, dei bignè con crema al cioccolato e grella di pistacchio amorosamente preparata da lui per i suoi 17 nipoti. E quando visitavamo Scordia durante la festa dei morti, andavamo sempre a porgere una preghiera alle tombe dei nonni. E per me il momento più toccante della visita era quando entravamo nella cappella degli ex combattenti, che aveva fatto costruire quando era sindaco di Scordia. Entrammo nella cappella osservando il più assoluto silenzio, e come mi sentivo orgogliosa di quel nonno ex combattente.